Le 18:14, tra poco il via a questo posticipo del sabato con il direttore di gara Andruccioli, che tra poco darà il fischio iniziale della sfida dello stadio di Acquaviva, che arriva in questo momento incominciata la gara tra Folgore e Fiorentino allo stadio di Acquaviva. E allora i primi palloni di questo match, che sono proprio per la formazione rossoblù, che prova immediatamente a fare ovviamente valere il +3 in classifica e a cercare di raggiungere, anche grazie ad una vittoria di oggi, il settimo posto, che in caso di successo rimarrebbe immutato. Confronto che è appena incominciato, ancora senza grandi sussulti né da una parte né dall'altra. Arriva il pallone sulla destra per la Folgore con Sartori. Va Sartori a cercare Pancotti, che mette giù il pallone, serie di finte per il giocatore numero 19, palla in mezzo, forse un tocco di mano, esattamente, e calcio di rigore per la Folgore. Dopo 5 minuti e 10 secondi avrà l'occasione la formazione giallorossonera di segnare dal dischetto. Sartori, come nell'andata, aveva segnato, vediamo se riuscirà anche ora. Sartori parte la conclusione, rete, ha segnato la Folgore al sesto minuto di gioco. Folgore 1, Fiorentino 0, il gol al sesto di Francesco Sartori su calcio di rigore, segna come all'andata dagli 11 metri. Brolli che sposta la direzione del passaggio sulla sinistra con la Folgore che si mantiene in possesso di sfera da quella posizione. Fiorentino che ora ha difficoltà ad uscire da questa bella azione della Folgore che entra in area di rigore. Attenzione alla conclusione, alta di poco. Si sta destreggiando bene con Diop, che era stato espulso nella gara di andata al minuto numero 38 per due gialli, il primo al 21esimo e il secondo al 38esimo, lasciando poi il Fiorentino in inferiorità numerica per tutta la ripresa. È proprio Fiorentino ora che ci prova in questo momento in area di rigore, pallone dentro, attenzione alla conclusione vincente della formazione rossoblù con Cechirri al 29esimo minuto. Fiorentino 1, Folgore 1, ha pareggiato l'incontro Cechirri con un lampo, e tra poco arriverà il via al secondo tempo con appunto l'inizio della Folgore. Il fischio di Andruccioli, incominciata la ripresa ad Acquaviva. Andruccioli che mette il fischietto alla bocca e tra poco il pallone dentro, con la battuta con il destro morbida, la conclusione pericolosissima da parte di Pica, senza correre rischi, e ha mandato in campo un nuovo giocatore. Resta dunque in campo soltanto l'ammonito numero 18 del Fiorentino, Cechirri, che è proprio in questo momento pronto ad ostacolare Simeoni. La conclusione della Folgore, pericolosissima, sull'out di sinistra. Il nuovo entrato Simeoni, classe 2002, c'è il servizio di Fall che sposta il gioco a Sartori. Va il vice capitano con il destro a mettere il pallone dentro. Bernardi prova di testa, non è finita. Eccolo Anzaghi, il pallone in avanti ancora per la squadra di Falciano con il sinistro. Anzaghi dentro, Pancotti non ci arriva, ma c'è ancora il tentativo da parte della formazione giallorossonera. Bernardi prova il tap-in. +3 in questo momento della Fiorentino sulla Folgore, che però deve fare molta attenzione ora alle Domagnano, che oggi, come detto, ha vinto contro l'Academy. Va velocissimo il 27 Simeoni, che appena è entrato, c'è il gioco fermo perché è caduto a terra per fallo Simeoni, e c'è l'ammonizione per Costantini, che ha messo giù proprio l'avversario. Si dispera il Fiorentino, si dispera il Fiorentino perché c'è il rosso per Costantini in superiorità numerica per gli ultimi 20 minuti. Dunque confermiamo, espulso Costantini al minuto numero 70, c'è calcio di punizione per la Folgore che va vicinissima al 2-1. Benedettini in angolo, Folgore che ora ci crede nel colpo delle 2-1, pallone dentro, attenzione alla conclusione, volante vincente della Folgore, ma c'è fuori gioco. Ma c'è fuori gioco e dunque annullato il gol a Fabio Cateni. Era stato anche un grandissimo gol. Brolli, ancora Fall, è libero sulla sinistra. Pica, viene servito il numero 3 della Folgore. La sfera ancora in avanti alla ricerca di un compagno giallo-rossonero. Ci prova Simeoni
ad impostare ora lato corto dell'area di rigore, pallone dentro di Cateni per il giocatore della Folgore che va giù, tutto regolare da parte di Andruccioli, non numerose le proteste della Folgore, si continua a giocare ma ora si sta disputando il match solo nella metà campo delle Fiorentino, tutt'altra gara rispetto al primo tempo, ora un dominio della Folgore anche in virtù dell'11 contro 10 per via dell'espulsione di Costantini. Pancotti prova da fuori, conclusione alta ma ci ha provato l'ex Fiorita ad inventare una soluzione, ora i varchi sono limitati, allora si torna da Simeoni che mette giù ottimamente il pallone, servizio per Pancotti che lascia sfilare il pallone, tiro con il destro, arriva la pronta risposta da parte di Benedettini. Attenzione, questo finale di partita ad acqua viva, Cateni dentro l'area di rigore prova la conclusione, Benedettini ancora pronto, il servizio per Luigi Renna che torna da Cateni, ora Folgore che prova il forcing finale, Simeoni mette giù il pallone, va con il destro, murato dagli avversari, si continua a giocare, dice Andruccioli, pallone di picca dentro, profondo, Gori di testa, Benedettini salva. Si libera sulla sinistra la Folgore con Marzio Pica, si apre Simeoni, viene servito il numero 27 che ingaggia il duello uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, pallone dentro, Calzolari fuori, Simeoni ancora di testa, attenzione a Pica, pallone che rimane lì, si coordina Sarturi, conclusione, Benedettini attento, Abuziane out di sinistra, arriva tutta la formazione della Folgore a cercare di evitare che il Fiorentino costruisca questa azione con Hirsch, ora va al classe 86, Hirsch area di rigore, cade a terra, rigore, cade a terra, rigore per il Fiorentino con le proteste da parte della formazione della Folgore, è andato giù Hirsch, direttore di gara che ha indicato il dischetto, sarà Abuziane a cercare di trasformare questo rigore, stessa porta del minuto numero 6 quando segnò Sartori il gol dell'1-0 rimontato poi da Cecchirri, Abuziane contro Venturini, 94esimo, il fischio di Andruccioli, la rincorsa di Abuziane, la conclusione parata e poi la respinta e la rete, ha segnato il Fiorentino esattamente al minuto numero 94 con Sami Abuziane, Folgore 1 Fiorentino 2, addirittura in 10 uomini arriva il controsorpasso da parte del Fiorentino, angolo contro 2 di questa gara. Sartori con il destro, Folgore che vuole evitare il KO, va Sartori con il pallone che entra in area di rigore, sfera che rimane lì, Gori, conclusione, palo e poi rete vincente da parte di Gori. Il 2-2 della Folgore con un giocatore però del Fiorentino a terra, vediamo se viene convalidato il gol, c'è confusione in campo, vediamo se viene convalidato il gol, proprio così, gol di Gori al 96esimo, ma che finale! Che finale, gentili amici di Titani.tv, speranza ancora Folgore di andare sulle 3-2, Cateni, pallone messo dentro, l'area di rigore, rimbalza il pallone fuori, c'è Hirsch che lo fa proseguire e poi termina questa partita al 100° minuto, il finale dallo stadio di Acquaviva dopo 100 lunghissimi minuti è il seguente, Folgore 2, Fiorentino 2.